Siamo on mail a Fiorello Chiello del Palco Giovani del May, appena terminata la tua esibizione, un momento a caldo. Sono come il mio viso può far trasparire, sono veramente emozionata. È la cosa più banale che io possa dire, però sono emozionata perché veramente è stata un'esibizione per me bella, il pubblico ha ascoltato davvero e quello è sempre il mio obiettivo. Perché la musica è la mia missione di vita, come dicevo prima, lo faccio per gli altri, non per me, per gli altri. E oggi gli altri hanno ascoltato davvero, quindi sono molto contenta. Noi abbiamo avuto modo di conoscerti in occasione del PAS, Festival della Pace a Bari, e ancora una volta hai dimostrato in questa occasione come allora che il palcoscenico è il tuo habitat naturale. Eh sì, se ripenso alla me piccola, timida e vedo la me che adesso in realtà non può vivere senza palco, questa cosa mi fa molto riflettere. E meno male che la vita è fatta non di costruzione, non di distruzione, ma di trasformazioni. Quindi nel tempo mi sono trasformata, ho capito che il palco è davvero un'arma in senso positivo, è un canale di comunicazione pazzesco. Il PAX Festival. Io lo cito nuovamente per poter ringraziare di nuovo i miei amici pugliesi, Alessandra, il maestrale, tutti quanti, perché quando io vado a suonare con me c'è sempre la Puglia. E la Puglia che hai portato anche oggi sul palco, in quella introduzione molto simpatica in cui hai paragonato un po' il clima della tua Taranto al clima un po' più freddo, pungente di Faenza. Eh sì, perché veramente qua per me è il Polo Nord. Giù da noi a Taranto ci sono chili e chili di zanzare, ma soprattutto chili, chili e chili di umidità. Però l'amiamo lo stesso, soprattutto sarò di parte. Taranto per me è insomma una delle città più belle del mondo, perché ha tanto da dire e io mi batterò per questo davvero fino alla fine. Se volessimo riassumere la tua musica in tre parole, questa è difficile però, eh. Lo sai che proprio l'altro giorno mi sono fatta questa domanda, serve ogni tanto, sai, per darsi consapevolezza e per ascoltarsi, quindi te lo dico a bruciapelo. È una musica selvaggia, vera e contaminata. Bellissimo. Sei spiazzato. No, non, veramente, sono le stesse parole che avevo in mente anch'io ascoltandoti, quindi devo dire, è definizione azzeccatissima. Grazie, grazie. Grazie di tutto, in bocca al lupo per il futuro e ci sentiamo presto. A presto, ciao!